Siamo insieme a Giovanna Bosco, la segretaria del Real Canavese. Il vostro torneo Terre dell'Erbaluce è stato inserito all'interno degli eventi outdoor della comunità collinare. Di che cosa si tratta esattamente? Si tratta di un torneo legato alla categoria esordienti. Quest'anno, anno 2001, è stato organizzato, voluto dalla società, con delle squadre, delle società a livello territorio canavese. Ivrea, Rivarolo, Chivasso e con quattro società professionistiche: Novara, Torino, Juventus, Atalanta. So che insomma, le partite si svolgeranno principalmente, o meglio, le finali principalmente sul campo di Re, ma so che le qualificazioni si svolgeranno su due campi, è corretto? Sì, è corretto, le qualificazioni saranno suddivise su due campi, uno sul campo di Rodallo di Caluso, l'altro sul campo di Re di Caluso. Si sono attivati, hanno fatto questa bella collaborazione fra le due società e poi le finali saranno ad Re al pomeriggio. So che ci sarà, insomma, la società sarà tutta impegnata in questi 2 giorni, insomma, di tour de force. E direi proprio di sì, la società, grazie anche alla collaborazione comunque del Rodallo che ci dà una grande mano, sarà molto impegnata a gestire questo torneo, ma speriamo che comunque abbia successo, visto che è il primo di questa esperienza.